Ci occorre solo un essere che tracci Tom Clark. Ci sono forti instabilità molecolari, delle enormi reazioni biologiche. Sono un asciugacapelli. Non mordi più, cucciolotto, non è vero? Cos'è stato? Io non voglio saperlo. È come se fosse esploso. Non è esploso! Ha dei cuccioli! Sono in tre adesso! Come fanno a essere in tre? Divisione cellulare, come le amebe. Non li partoriscono i cuccioli, si dividono e basta. Ah, fantastico! Qualcosa deve averlo stimolato. L'asciugacapelli! Eh? Il calore ha innescato una reazione biologica, come per i coccodrilli. Cosa? I coccodrilli hanno bisogno di una certa temperatura per riprodursi. Peccato che non sia un coccodrillo! Ha distrutto la porta! Da questa parte! Quello lo terrà lontano! Un'altra idea? Almeno qui non ci sono caminetti. A meno che quei mostri non rosichino il muro pur di entrare. Sai tirare su il murale? Lo sai che la polvere è composta da cellule morte e feci di insetti? Qualche altra buona notizia? Non riesco a capire cosa sia accaduto al Graslax. Sono sotto un altro sole, fratello. Ho preso un altro Graslax dalla zona di quarantena, al fine di simulare le condizioni della Terra in quegli istanti. Osserva. Devi aumentare i livelli di inquinamento di 4 punti, sorella. E infatti, e aumentare la temperatura come indicato dai sensori. L'esperimento ha inizio. Registro le stesse variazioni biologiche. Presto sapremo com'è andata sulla Terra. Cos'è successo? Il lampo di energia elettromagnetica ha interrotto il segnale. Guardie, andate a vedere. Sembra che abbiamo un problema, sorella. Sarebbe meglio non perdere la testa. Se solo avessi ancora magia. Potrebbero reagire come i Necros. La magia potrebbe non avere effetti. Lo sai, Quinn e Katie pensano che io sia strano. Beh, sei un mago. E guarda caso ci sono mostriciattoli per tutta la casa. Più un gruppetto di alieni che vogliono ingrassarsi con la magia. Strano è il minimo. Già, è terrificante. Sai qual è la cosa veramente strana? È che mi sto divertendo. O l'ho fatto finché quel roditore non mi ha distrutto casa. E loro pensano che io sia strano. Perché un mago non lo è. Sai cosa credo? Che per essere un secchione non sei così strano. Grazie. Voglio dire, non capisci niente di magia, però... E tu? Tipo, perché hai soltanto 3 incantesimi al giorno? Continuo a dirtelo. Le leggi della magia non sono quelle della scienza. Già, non hanno alcun senso. Forse per i non maghi come te. Specialmente per quelli come te. Ti piace la scienza. Ogni cosa deve avere la sua logica. La magia non c'entra con la logica. È qualcosa che senti. Che provi. Ha comunque effetti sul mondo concreto. Metti insieme mobili con un solo schiocco delle dita. Se c'è un effetto, deve esserci una causa. Questa è fisica, Tom, che ti piaccia o no. Questo è il bello. Non comprendi la prima legge della magia. Ma con te posso parlarne. E non mi era mai successo prima. E tuo padre e tua nonna? Non è quello che intendo.
Con ogni altro amico, con tutti a scuola, io devo essere qualcun altro. Non un mago. È come nascondere quello che sono. Me stesso. Prova a essere un secchione. Che cosa è stato? Veniva dal serbatoio. È qui dentro. È passato dai tubi e poi nel serbatoio. Riescono a farlo. Usare i tubi dell'acqua. Risalirli. Dillo tu a me. E sei senza magia. Dove si è cacciato? Cosa stai facendo? Sappiamo che un asciugacapelli non è capace di fermarli. Magari esiste un'altra maniera. Potremmo parlargli. Già, gli parleremo di Cricket. Chiaramente sono intelligenti. Forse possiamo ragionarci. Si è rituffato lì dentro. È scappato. Perché? Lascia stare. Questo è caldo. Lo scaldabagno è partito. Oh. Si moltiplicano con il calore. Che fanno? Vogliono mettere su famiglia. Se continuano a riprodursi, noi finiremo in giganteschi guai. E se escono di casa? Dobbiamo spegnere lo scaldabagno. Dove si trova? Nella cantina. Spettacolare. La cantina è da quella parte. Se sono stati capaci di accendere lo scaldabagno, siamo nei guai. Veramente grossi guai. C'è solo un modo per scoprirlo. Hai la mazza da Cricket. Si sono riprodotti ancora. Sono in nove adesso. Corri! Da questa parte! C'è qualcuno alla porta! Andiamo! Perché hanno smesso di inseguirci? Impossibile. Non può essere. C'è qualcuno? Benny? Tom? C'è qualcuno? Siete lì dentro? Doveva consegnare dei volantini. Sapeva che ero qui. È venuta a farti un saluto? Può essere. Non è possibile che sia passata per me. In fin dei conti, è casa mia. Magari tra un po' si arrende. Sai, quando siamo entrati, non ricordo se hai chiuso la porta. E se lei entrasse? In una casa piena di alieni con lame al posto dei denti. Dobbiamo fare qualcosa. Permesso? C'è qualcuno? È permesso? Benny, devi distrarli. Tom! Benny, siete voi? State giocando a qualcosa? Ehi, ragazzi! Ecco il vostro Benny Burger! Thank you.
dentro. Katie, che ci fai qui? Che sorpresa, una bella sorpresa, ovviamente. Ehi! Ciao. Che succede in casa? Oh, in casa? Niente. E quel rumore? Un animale? Oh, era di Benny. Del cane? Non sembrava un cane. Infatti, è una razza rara. È un... Gnashnauser. Gnashnauser? Mi vuoi far arrabbiare? Benny, adora giocare con quella palla piena di denti. Io sono più da gatti. È la borsa della mia sorellina. Bel tentativo. Quanti altri ne devi consegnare? Altre 3 sacche. Papà vuole fare molta pubblicità per il suo nuovo negozio. Ti porterà via tutto il giorno? Sarebbe più veloce se lo facessimo insieme. Questo è vero. Ti offro una pizza per ringraziarti. Mi dispiace. Io non posso. Oh. Ok. Non fa niente. Aspetta. Lo vorrei tanto, davvero. Senti, hai da fare con Benny. Ho capito. Non è un problema. Katie, mi dispiace. Lo faccio solo per Benny. È che lui non ha molti amici e non voglio che lui pensi che l'ho mollato. Oh no! Credo che io debba andare. Beh, è fortunato ad averti come amico. Ci sono novità a proposito degli esperimenti sui Graslax. Sono stati spediti nello spazio, ma con i dati del mio esperimento abbiamo ricalibrato i sensori. I Graslax sulla Terra si stanno riproducendo e secondo le nostre previsioni continueranno a farlo. È impossibile! Ai Graslax serve un calore vulcanico per moltiplicarsi. Sembra che sulla Terra si comportino in modo diverso. Le previsioni mostrano che entro 24 ore ci saranno 5,4 milioni di Graslax. Distruggeranno ogni cosa e ogni persona. Il mio intento era di usare il Graslax per eliminare solo il giovane mago. Invece io ho distrutto l'ultima risorsa magica dell'universo. I Necros non hanno motivo di festeggiare. Dobbiamo passare all'azione immediatamente. Lo Zarantulus può annientarli con un solo colpo del cannone a impulsi ionici. Distruggerebbe la casa. Vuoi raderla al suolo? Nonché l'area circostante, per assicurarci la loro eliminazione. Moriranno degli umani, incluso il mago mezz'uomo. Ma che cosa importa? Fatelo! Impostate lo Zarantulus in modalità battaglia! Ogni desiderio del mio re è un ordine. Senti qualcosa? Niente. Come ti è venuto in mente di chiuderli lì? C'è lo scaldabagno. Tu dovresti essere quello intelligente. Mi stavano attaccando. Mentre tu ci provavi con Katie. Non ci stavo provando. Si riproducono come microorganismi. Uno diventa 3. 3 diventano 9. 9 diventano 27. 27 diventano... È un grosso problema. Se escono dalla casa e si moltiplicano, tutto il mondo avrà un problema. Lo scaldabagno va assolutamente spento. È un eco scaldabagno. È come una fornace. Non basta premere un bottone. Dobbiamo trovare un sistema. Thank you.
quindi? È come un nido. E quanto è grande? Tanto. Ce ne sono moltissimi. Lì sotto si cuoce, non fanno altro che moltiplicarsi. E non si arriva allo scaldabagno, è vero? Solo se riusciamo a mandarli via. E come possiamo fare? Ai tuoi piace la lirica. Che vuoi fare? Dicevi qualcosa? Ripeto, che cosa vuoi fare? Quando Katie ha suonato, hanno rotto il campanello. E ricordi in mansarda, il pupazzo è saltato fuori, ha fatto un rumore assordante e il mostriciattolo è fuggito. Forse non gli piacciono i suoni acuti. Già, l'esercito ha armi ad altissima frequenza, armi soniche. Potremmo usare un disco loro. Peccato che non lo abbiamo. Dovremmo accontentarci della lirica. È piena di acuti, non è così? Possono rompere i bicchieri con le voci. Immagina che reazione avranno. Ci avviciniamo alla Terra. Presto entreremo nel raggio d'azione. Pronto. Ci siamo. 3, 2, 1. Sono una marea. Non abbiamo tempo. Sparalo al massimo. Funziona alla grande! Dai, alza ancora! A tutto volume! È fatta, Benny, è fatta! Che è successo? Hanno staccato la corrente! Vai! Vai! Basterà per poco. La finestra! Possiamo uscire dalla finestra? No, Benny, non si può. Romperanno la porta e arriveranno alla finestra. Non possiamo farli uscire all'esterno. La butteranno giù. Siamo finiti. Modalità battaglia attiva. Mi dispiace, Benny. È soltanto colpa mia. I Negros vogliono i maghi, solamente i maghi. Se tu non fossi mio amico, non saresti qui ora. Tipico. Finalmente ho un amico e lui mi fa mangiare dagli alieni. Abbiamo ancora a disposizione un'arma. Non c'è più corrente. Non serve la corrente, batti tu. Cosa? Tieni. E questo. Non ho credito, ma ho un'app per amplificare la chitarra. Può funzionare. Tu suoni e il cellulare gli annienta. Che io non so suonarlo. Esattamente. Hai ragione. E se teniamo il cellulare accanto al microfono, otterremo un fischio, l'effetto Larsen. Non mi importa il suo nome, ma aumentare il rumore non è male. Sarai un'arma sonica, Benny. Sarai la nostra arma sonica. Avvio del cannone a impulsi ionici. Ci rimangono gli altri. Avvio al puntamento.
Adesso sì che puoi chiamarti maestro. Massima potenza in 5, 4, 3, 2. No, aspetta. La lettura dei Graslax è cessata. Cosa? Sono stati distrutti. Interrompere e ritirarsi presto! Cosa dirò ai miei genitori? Ho io un'idea. Erano Boogle, in pratica. No, nonna, erano alieni. Mandati dai Necros, per forza di cose. A me ricordano i Boogle. Questa sembra un'opera di un Boogle. Sono degli esseri abominevoli, quelli. No, nonna, i Boogle vengono da Neverside. Questi erano di un altro pianeta. La vita era così facile quando dovevamo preoccuparci soltanto dei goblin e dei draghi. Sei tranquillo. Voglio dire, lo so chi è tua nonna, ma non ti sembra un po' imprevedibile? Oh, facciamo così, io non lo so. Hai qualche altra idea? Allora, un bel incantesimo di pulizie primaverili ed è fatta. Ti prego, nonna, adesso è il momento di concentrarti. Tutto, e intendo proprio tutto, deve tornare esattamente come era prima che arrivassero i mostriciattoli. Lo so. Ora, spostatevi indietro. Sprifalo da! Questo non va bene. Niente affatto. Scusami. Ce la faremo, non preoccuparti. Sprifasciolata! Accidenti. Forse sono affamata. Deve essere colpa del fatto che non ho preso il mio tè pomeridiano. Presto, prima che la vedano i vicini. No! Con calma, signora Crow. Si concentri, per favore. Lo faccia molto, molto attentamente. Questa è la sua terza magia. Deve riuscirci o sono rovinato. Forse potrei far apparire un po' di burro e marmellata, che ne pensi? Ti vuoi fidare? Nonna, tu sei fantastica. Mi piacerebbe che fosse così anche per la camera. Il tuo robot è tornato tutto intero. Più o meno. A guardarlo mi sembra perfetto. Stai dubitando della mia magia? Questo era una copia del Sugoi Kinzoku. Quelli veri sono molto rari e valgono molto. Allora? Allora non è una copia. È uno vero. Sei sicuro? Sono un nerd, sono sicuro. Ma non sembri felice, perché... Molte di queste cose non sono originali, non lo erano. Ma guarda qui. Se questo è vero, dovrebbe avere il marchio di Kenshi sulla base. E ce l'ha! Vale milioni! Non preoccuparti, Benny. Assicurati solo che i tuoi genitori non lo guardino da vicino. E ora è tempo di una bella tazza di tè e Tangleweed. Spero che Moon abbia messo l'acqua sul fuoco. Anche io devo andare. Ho bisogno di una doccia. Già, io anche. Prima che rientrino i miei. A lunedì? A lunedì. Ah, Tom. Non c'è niente di cui scusarci. Cioè, per avermi trascinato in questa storia. Maghi contro alieni. E se ci avessero mangiato? Beh,
Forse in quell'occasione. Vedi, sei passato per il laboratorio. Grazie. Gli amici servono a questo. Nonna! Aspettami! E quindi, i Grazlax, che hanno divorato mondi interi, sono stati distrutti da un mago mezz'uomo? Sarà pure un mezz'uomo, ma è chiaro che Tom Clark è un mago formidabile ed è un nemico dei Necros. Abbiamo quasi perso il pianeta a causa della vostra ignoranza. Sì, padre. Da ora la mia missione sarà studiarli nel dettaglio. È tempo di accelerare il piano globale. Sì, padre mio. Dobbiamo spogliare la Terra della sua magia. Fino all'ultimo centilitro. Il giovane mago non potrà fermarci. Nessuno potrà. I Necros faranno festa. Sì, i Necros faranno festa. I Necros faranno festa! Vuoi della magia? Hai usato la magia per fare i compiti. Cosa? Dove siamo? Io sono stanco delle responsabilità di noi maghi. Stai sempre con quello sfigato. Il caso più triste della scuola. Lascialo andare. Chi sei? Sono Jackson Hawk. Jackson, lui è Benny. Te la fai con i non maghi? Quello che abbiamo è fantastico, perché quello che abbiamo è il potere. Perché fai quello che ti dice lui? Devi decidere, caro Tommy. Un mago con quel potere. Immaginate cosa può fare. Questa è magia.